servizio, João Monteiro. Quando si è spostato, vedi ancora l'arco rovescio, poi si sposta di dritto e lì diventa più difficile. All'ultima goccia. Questo non ci piove. E destra. A subire il gioco. Peccato, peccato, peccato. Anche Monteiro doveva continuare a non cambiare l'angolo, continuare a tenerlo inquadrato sul rovescio, aspettare una palla un po' migliore. E mi ha anche sostenuto dai punti che si aggiudicava. Di Timo Boll, bravo Monteiro. Spedito sempre più nell'angolo. Tre set point per Boll, e si compiace di aver conquistato questo set che va al servizio. Errorato. Speriamo che non l'abbia preso nell'occhio. Molto comunque. Attacca sul tavolo. Sta facendo bene. Di Monteiro. Senza esitazioni. Le traiettorie di Monteiro. 10-4. L'errore di Timo Boll, undicesimo punto. Impressionante. A Timo Boll di reagire. Riportarsi sotto.
per il pareggio del tedesco, che attacca e trova set al servizio Monteiro. Monteiro, non ci arriva il portoghese. Di là c'è anche Dimobo. Contro top. Riuscito a girarsi anche si sta meritando appieno questo vantaggio. 7-5 è passato dal Sare. Fantastico, ma la fortuna questa sera ce la teniamo stretta. Ma certo, anche perché ci sono stati momenti in cui ha girato dalla parte di Dimobol la fortuna, specialmente nel quarto set, dove se n'è andato a un certo punto anche per uno spigolo che poteva essere il 3. Allunga la traiettoria, niente da fare, 11-9, è svanito, che forse questa sera aveva dalla sua meno frecce al suo arco da spendere. E Monteiro ha sprecato nel finale di questo quinto set un'occasione d'oro. Sull'8-6 dopo il time out è tornato un Dimobol rinfrancato, un portoghese invece un po'...